Buongiorno alla dottoressa Sonia Balestrero, dermatologa. Buongiorno a voi. Allora, ricordiamo i numeri per mettervi in contatto con noi, 800-647-71 oppure 347-6766-291 per le vostre domande. Allora, dottoressa, partiamo dalla situazione attuale, diciamo così. È arrivato il freddo e allora come proteggere la nostra pelle e quali possono essere, i problemi legati al freddo? Allora, il freddo, il vento sono agenti termici che sicuramente mettono alla prova la nostra pelle. La mettono alla prova inducendo arrossamenti, inducendo secchezza ed esquamazione. Quindi, prima cosa, proteggerci idratando bene la pelle. Idratazione fondamentale in questo periodo, anche perché rimedia in parte al danno ossidativo estivo da sole. Ovviamente l'utilizzo delle creme idratanti deve essere adatto ad ogni tipo di pelle, quindi per i ragazzini, ad esempio acneici, si sceglieranno prodotti oil free che non siano comedogeni, cioè non possano peggiorare lo stato dell'acne. E se possibile si privilegeranno i trattamenti aggressivi per l'acne alla notte, con trattamenti invece lenitivi di giorno. Per le pelli senescenti si sceglieranno invece prodotti soprattutto idratanti sia di giorno che di notte. È importante ricordare che in questo periodo dell'anno altre patologie, anche molte patologie che erano rimaste dormienti durante l'estate, ritornano un pochino a dare segno di sé sulle pelli predisposte. Questo vedasi per la rosacea, quindi quegli arrossamenti della pelle che una volta erano detti arrossamenti di timidezza, che a volte si possono accompagnare a piccole rilevatezze sulla cute, soprattutto delle guance, possono ritornare con gli sbalzi termici, quindi passaggio esterni-interni, in questo periodo dell'anno. Così può ritornare la dermatite seborroica, che ha una protezione nell'esposizione al sole. Ora, mancando il sole ed essendoci gli agenti termici irritanti, freddo e vento, anche la dermatite seborroica con desquamazione e arrossamento, soprattutto nella zona del sopracciglio, dei baffi e del mento, tende a tornare. Anche l'acne dopo l'estate tende ad avere un rialzo, così come patologie più importanti quali la dermatite atopica e la psoriasi. Per la nostra pelle, quindi giustamente lei ricordava quanto sia importante, insomma, idratarla, ma come si fa a farlo nel modo corretto? Vanno bene tutte le creme, bisogna prestare particolare attenzione ovviamente in base a quale parte del corpo, diciamo, noi abbiamo più sensibile, poi iniziamo con le domande dei telespettatori. Sì, certo, esistono creme corpo e creme viso. Le creme viso spesso contengono e devono contenere anche un fattore di protezione solare che deve essere almeno un 15, ancor meglio per le pelli particolarmente chiare un 30, perché comunque esiste l'esposizione al sole anche in inverno, anche durante gli spostamenti lavorativi e certe pelli possono esserne lese. Inoltre, le creme lenitive per il volto debbono essere nutritive, soprattutto nel periodo notturno. Bisogna fare attenzione poi alle creme che contengono idrossiacidi, quindi a quelle che consentono il peeling, vanno usate soltanto nelle pelli che le possono tollerare, perché altrimenti possono indurre irritazione. Quindi ogni pelle in realtà va trattata in maniera diversa in base alle caratteristiche. Allora, partiamo con le domande dei nostri testatori. Buongiorno dottoressa, volevo sapere se le cure termali possono migliorare la psoriasi, soprattutto in inverno. Grazie, Luigi. Ma sicuramente sì, le cure termali possono migliorare la psoriasi, possono favorire il peeling delle squame, perché comunque la psoriasi caratterizzata da arrossamento con al di sopra delle chiazze di arrossamento una potente desquamazione. Quindi possono sicuramente aiutare il soggetto psoriasico. Inoltre, la psoriasi, soprattutto quella lieve, risente anche dello stato emotivo del soggetto e quindi anche la vacanza dallo stress che consente la cura termale può aiutare in questo tipo di paziente.
Buongiorno dottoressa, vorrei sapere se ci sono dei consigli per l'acne in inverno. Ho sentito che peggiora, grazie. L'acne in inverno tende a rimbalzare perché il sole, che volgarmente si dice asciuga l'acne, ha un effetto positivo per la luce blu della radiazione solare durante l'estate, ma passato questo effetto il problema tende a tornare. Inoltre in inverno, in genere soprattutto nei ragazzini che sono quelli più sottoposti al problema dell'acne, aumentano gli stress e anche lo stress tende a incidere sul fenomeno acne. In inverno è poi la stagione migliore per trattare l'acne, perché comunque molte terapie mirate per questo tipo di patologia non possono essere svolte durante il periodo estivo, in quanto fotosensibilizzanti, cioè sensibilizzanti alla radiazione solare. Quindi questo è il momento ideale per prendersi cura delle pelli acneiche. Buongiorno dottoressa, volevo sapere se ci sono dei consigli sull'abbigliamento per la psoriasi. Grazie Liliana. Per l'abbigliamento sulla psoriasi, sicuramente cotone sulla pelle, per la psoriasi come per la dermatite atopica, la scelta di fibre che non irritino la cute è sicuramente la scelta migliore. Mai lana a diretto contatto della pelle o tessuti che in qualche modo possano irritare, anche tessuti carichi di coloranti. Quindi un consiglio per i nuovi capi di abbigliamento scuri è fare un passaggio in lavatrice prima di indossarli, in modo che scarichino il colore. Margherita scrive: c'è qualche rimedio per la rosacea? Grazie. Rimedi per la rosacea ce ne sono molti. Intanto bisogna vedere di che tipo di rosacea si tratta. La rosacea è caratterizzata da più stadi. Il primo stadio è quello del cosiddetto flush, ovvero sia dell'arrossamento improvviso che può essere stimolato da stress emotivi. Come dicevamo, una volta era detto rossore di timidezza, può essere stimolato dai cambi termici, passaggio dall'esterno freddo all'interno caldo, quello che i celtici chiamavano la vendetta di Odino. Poi abbiamo un secondo stadio in cui l'arrossamento diventa fisso, quindi c'è una rottura di capillari, sul quale poi si possono inserire i flush, ma di fondo c'è una rottura di capillari, la cosiddetta couperose. E sui capillari fragilizzati, eventualmente si può agire poi col laser. E il terzo stadio, caratterizzato da papulopustule, cioè da rilevatezze della pelle che ricordano l'acne. Questo stadio può richiedere terapie farmacologiche mirate e può essere a volte indotto da un trattamento errato della rosacea, in quanto purtroppo molti soggetti che soffrono di rosacea, convinti che i farmaci contenenti cortisone risolvano ogni cosa, li utilizzano sulla loro pelle. E i farmaci contenenti cortisone in crema sicuramente migliorano lì per lì la situazione, la quale rimbalza poi con un vero e proprio effetto elastico, peggio di prima e prima di quanto non dovrebbe, con la comparsa, oltre che di flush e di rossore da couperose, anche di papulopustule. E a questo punto bisogna intervenire con farmaci mirati. Il quarto stadio è caratterizzato dal rinofima, cioè il naso arrossato, anche questo con papulopustule, che una volta veniva associato alla figura dell'alcolista, ma non per forza, c'è cioè un forte consumo di alcol. In generale, comunque, le norme alimentari nella rosacea sono importanti ed è importante evitare proprio gli alcolici, oltre che gli alimenti piccanti e gli alimenti bollenti, perché inducono un cambiamento termico nel nostro organismo che, come dicevo prima, è uno degli stimoli alla vasodilatazione immediata e quindi al flush, all'arrossamento immediato. Lucia scrive: buongiorno dottoressa, a mia nipote che soffre di acne hanno consigliato di non usare la sciarpa, dicendo che esiste addirittura un'acne da sciarpa. Ma è vero? Grazie. Ma le hanno consigliato di non usare la sciarpa che sfrega sul mento più che altro. La sciarpa, lasciamole proteggere il collo, evitiamo di usarla in caso di acne sul mento, perché comunque nell'acne c'è spesso una componente infiammatoria con un aumento di batteri locali, e la sciarpa sfregando il mento in questa zona di sfregamento ovviamente può accendere maggiormente l'infiammazione
e favorire il propagarsi di questi batteri. Allora, buongiorno, sono Anna da Genova, vorrei sapere per favore se le cheratosi attiniche possono essere davvero causate da un diuretico che si chiama idroclorotiazide, contenuto in certi farmaci per l'ipertensione, grazie. Allora, certi farmaci per l'ipertensione, certi antibiotici anche, possono aumentare la sensibilità al sole. Essendo le cheratosi attiniche, attinico è un termine che viene dal greco e vuol dire da sole, indotte dall'esposizione al sole, ovviamente con un'azione cumulativa negli anni, ovviamente anche questi farmaci possono avere una loro responsabilità. La cheratosi attinica è un fenomeno che si vede sempre più frequentemente e in fasce d'età anche sempre più giovanile, questo forse per la confidenza che abbiamo assunto noi nei rispetti del sole, e si vede soprattutto dei soggetti di 40-50 anni che sono quei soggetti che negli anni 80 e negli anni 90 si esponevano al sole senza molte protezioni, perché non c'era proprio la cultura dell'attenzione al sole. La cheratosi attinica, ricordiamo che è una precancerosi, ovvero sia può trasformarsi in un carcinoma cutaneo nel 10-20% in 10-20 anni. Per fortuna oggi abbiamo diverse armi, anche con dei farmaci che si definiscono chemioterapici ad uso locale, per combattere questo tipo di manifestazione. Oh no, la telefonata è caduta, andiamo avanti. Buongiorno dottoressa, per favore vorrei sapere i prodotti consigliati per la dermatite seborroica. Per la dermatite seborroica è consigliato innanzitutto una buona idratazione per proteggere il più possibile la pelle dal freddo e dal vento, che comunque sono stimoli irritativi che la favoriscono. Poi nei momenti di accensione si può andare da banalissimo ossido di zinco ad uso locale, che nei casi più lievi può essere sufficiente, fino all'utilizzo di farmaci ad uso locale medicati, che spesso contengono dei principi attivi antimicotici, cioè antifungini, perché c'è un aumento di lieviti locali della cute, un'alterazione di quello che noi definiamo il microbioma cutaneo. Il microbioma è quel insieme di batteri e anche lieviti che popolano la cute, perché comunque la nostra pelle non è un ambiente sterile. Quando il microbioma è in equilibrio è più difficile che si manifestino diverse patologie cutanee, tra cui la dermatite seborroica. Quindi ridurre i lieviti con farmaci ad uso locale che contengano principi attivi antifungini può essere utile nelle dermatiti seborroiche attive, nelle dermatiti seborroiche acute. In alcuni casi si arriva addirittura a farmaci per bocca. Buongiorno dottoressa, vorrei sapere qualcosa sulla prurigo nodularis che mi è stata diagnosticata e sul dupilumab che mi è stato consigliato, grazie Cinzia. Ricordatevi che i nostri medici vi danno delle risposte in generale, perché non vi hanno visitato e non vi conoscono. Assolutamente, anche perché la prurigo nodulare è un capitolo vastissimo. Il farmaco che le è stato consigliato è un anticorpo monoclonale che si utilizza nel trattamento della dermatite atopica ed è utilizzato in pochi centri, tra cui a Genova, ad esempio, la clinica dermatologica universitaria. Quindi viene utilizzato in dermatite atopiche, prurigo nodulari particolarmente importanti che non rispondono a tutta un'altra serie di terapie. La prurigo nodulare, intanto, che cos'è? Perché la maggior parte dei nostri telespettatori sicuramente non sa neanche di che cosa si tratta. Esatto. È una patologia caratterizzata, come dice il nome, prurigo, da un forte prurito che porta un grattamento intenso. Tale grattamento comporta poi la formazione di cheratinizzazione, quindi di indurimento della cute, che si protegge in qualche modo dalla nostra aggressione, dal nostro grattamento, fino alla formazione di veri e propri noduli. È difficile interromperla, anche perché è una delle patologie che maggiormente risente dello stato psicologico del soggetto.
lo stress in questo soggetto la fa da padrone, nel senso che induce il prurito induce grattamento e il grattamento aumenta il prurito, quindi si crea un circuito vizioso dove lo stress non può che aumentare e quindi peggiorare questa situazione. Ci sono diversi farmaci comunque a disposizione prima di arrivare all'anticorpo monoclonale, che va valutato soltanto in determinati centri che hanno certificazione per l'utilizzo. Pronto Francesco, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo chiedere alla dottoressa, siccome io ho la psoriasi al livello del cuoio capelluto, cosa mi può consigliare? Grazie. Grazie. Allora, intanto sarebbe interessante sapere se lei ha un cuoio capelluto glabro o meno, cioè se è calvo o se ha capigliature, essendo un uomo. Ha buttato giù. Perché se è calvo si possono utilizzare diversi farmaci in crema, ovviamente. Questo utilizzo diventa più difficile se c'è una capigliatura importante, perché si impastano i capelli. E dunque, per le dermatiti, per le psoriasi più lievi del cuoio capelluto bastano gli shampoo medicati o degli impacchi medicati che si possono fare una o più volte a settimana a seconda del caso. Se la psoriasi interessa il cuoio capelluto ed altri ambiti e non è controllabile con solo i farmaci locali, esistono poi anche farmaci utilizzabili per bocca o per via iniettiva. Va valutato il singolo caso, ovviamente, come sempre. Allora, sentiamo Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei, vorrei parlare un attimo con la dottoressa. La sta ascoltando, prego, faccia la sua domanda. Grazie. Allora, io sono una persona anziana di 83 anni, no? Sì. E con gli anni mi si sono ispessite le unghie, circa mezzo centimetro, proprio brutte le unghie, e mi hanno consigliato di prendere il Trosid. Infezioni sì, micotiche e batteriche delle unghie. Cosa sì. mi consiglia lei? Grazie. Allora, innanzitutto va valutato, perché nel soggetto anziano comunque le unghie possono inspessirsi proprio per l'invecchiamento del tessuto e allora non serve a niente l'antimicotico. Il Trosid è un antimicotico, cioè un antifungino. Quindi prima cosa valutare se effettivamente lei ha un'infezione fungina o meno e si può fare un esame delle squame per verificarlo. Se c'è un'infezione fungina, il Trosid o un altro antifungino ad uso locale è una possibilità insieme a farmaci eventualmente per via orale, quindi per bocca. Se non c'è un'infezione fungina è inutile che usiamo questo tipo di farmaco e utilizzeremo invece prodotti locali contenenti ad esempio l'urea, cioè prodotti locali che inducano un assottigliamento del piatto ungueale. Buongiorno, 65 anni, fenomeno di Raynaud con sospetto di sclerodermia. Nel campo dermatologico quali controlli si possono fare? Io ho sempre fatto controlli reumatologici e capillaroscopie. Sì, la capillaroscopia. La capillaroscopia nel fenomeno di Raynaud è importantissima perché può dare appunto un indice di quale è il rischio che sia un Raynaud essenziale o un Raynaud associato a sclerodermia. Il Raynaud essenziale è un fenomeno abbastanza frequente. Innanzitutto, che cos'è il Raynaud? Il Raynaud è quel fenomeno per cui se noi ci esponiamo al freddo, le dita delle mani, soprattutto le falangi distali, diventano bianche e poi blu e dolenti. E questo fenomeno si vede spesso nelle giovani donne, ad esempio, o anche in chi faccia lavori che implicano forti vibrazioni, come chi lavora nelle strade, ora non mi viene il termine del macchinario, ma usano i trivellatori che per esempio inducono vibrazioni forti. In questo caso si altera la circolazione dermica delle falangi e si può avere un Raynaud che si dice essenziale, è un Raynaud che non comporta niente per quello che è il soggetto dal punto di vista sistemico. Il Raynaud invece associato a sclerodermia può essere uno dei primi sintomi anche della sclerodermia e che va valutata attraverso una serie di esami ematologici che sicuramente sono stati fatti alla signora, quindi la ricerca in primo luogo di autoanticorpi specifici che sono detti ENA.
Una volta che sia stata accertata la sclerodermia, verrà valutato dal dermatologo, dal reumatologo, quali implicazioni sistemiche ha per il soggetto in questione e la terapia specifica. La sclerodermia è un capitolo vastissimo, quindi bisognerebbe vedere la persona per capire innanzitutto esattamente quali sono le sue, qual è la sua sintomatologia, lo stato di compromissione. E sono necessari tutta una serie anche di esami una volta che è stata fatta la diagnosi di sclerodermia per valutare l'interessamento eventualmente sistemico, anche di tipo strumentale, quindi è impossibile attraverso una trasmissione poterle dare una risposta precisa. È quello che ripetiamo sempre. Allora, abbiamo un minuto, l'ultima velocissima telefonata. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Senta, io desidererei sapere, quando mi schiaccio il naso, mi esce tutta una come del pus. Sì. Allora, anche a lei ovviamente ricordiamo che per televisione è difficile, quindi è un'indicazione molto generale, poi lei deve fare riferimento al suo medico. Prego, Balestrero. Ma una delle cose che potrebbero essere sul naso del soggetto potrebbero essere dei comedoni che sono tipo i punti bianchi dell'acne, volgarmente chiamati punti bianchi, che si riscontrano spesso sul naso o in associazione al famoso rinofima, quindi alla rosacea, e può essere anche una manifestazione isolata di rosacea e ci sono le terapie adeguate nel caso, oppure potrebbe essere il risultato di un danno attinico, quindi di un danno da sole a cui il signore si è sottoposto magari 30-40 anni fa, magari lavorava su delle imbarcazioni oppure comunque lavorava in qualche modo all'aria aperta. E in questo caso spesso questi comedoni compaiono anche sulle tempie e possono essere trattati. Grazie, grazie alla dottoressa Sonia Balestrero. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a voi. Arrivederci. Arrivederci.